Allora, siamo con mister Andreozzi, l'allenatore del Locomotive. Allora, scorsa settimana ho sentito l'intervista, era un po' arrabbiato, dico un po' per... Deluso, non arrabbiato. Oggi, diciamo, la partita è stata un po' il riassunto della vostra stagione, mentre un sali e scendi, un montagne russe, cioè fate cose bellissime a cose meno belle. Poi ovviamente se sbaglio hai tutto il diritto di dirmelo. Qual è, insomma, però secondo te il commento finale per questa gara? Allora, innanzitutto abbiamo giocato contro una squadra in grande crescita, perché Montagnola è chiaramente una squadra che non ha nei valori tecnici quella classifica, quindi bisogna innanzitutto partire da lì. La nostra squadra è una squadra che sta passando un periodo particolare. Abbiamo sicuramente fatto la più brutta partita della stagione, l'ultima, questa che abbiamo perso con i Ferroieri, meritatamente. Oggi secondo me abbiamo fatto un primo tempo discreto per metà e poi siamo stati puniti su degli errori nostri di impostazione, perché poi i due rigori vengono da due palle nostre sbagliate nella nostra metà campo. E nel secondo tempo bella reazione, con giocate piacevoli, complessivamente soprattutto la testa ha funzionato. Dobbiamo fare meglio, dobbiamo dare più continuità alle giocate, dobbiamo dare più continuità alle nostre idee, perché se lo facciamo riusciamo a mettere in difficoltà tutte le difese e tutte le squadre. Quando invece ci perdiamo in situazioni un po' stravaganti, a volte esageratamente complicate, poi chiaramente le squadre avversarie giustamente ne approfittano. L'avreste vinta con quel rigore segnato al 55esimo? Beh, sai che è giusto, io se fossi l'allenatore del Montagnola e sentissi questa domanda, mi chiederei, l'avrebbero vinta se avessero segnato l'uno contro uno col portiere? Quindi chiaramente gli episodi incidono, è ovvio che il rigore sbagliato pesa, perché ce lo ricordiamo perché è nostro, però anche il Montagnola ha avuto palle gol, quindi complessivamente secondo me il risultato è giusto.